male, eh? Lo so che state male. Stiamo tutti male, siamo tutti belli compressi. Se continua a dire che dobbiamo unirci, unire, unire, unire. Ma unire cosa? Unire quelli che hanno avuto ragione? Ma qua tutti hanno avuto ragione. Vi risulta che ci sia qualcuno che abbia ammesso di non avere avuto ragione? Di aver avuto torto? Dai tempi di Bagnai, eh? Bagnai ha ammesso di aver sbagliato qualcosa? Borghi ha ammesso? Grillo ha ammesso? Salvini? Qualcuno? I piddini? Nessuno ammette di aver avuto torto. Hanno avuto tutti ragione, quindi cosa vogliamo unire? Ma anche nel nostro campo, eh? Ci sono state le elezioni il 25 settembre, qualcuno avrà avuto ragione, qualcuno avrà avuto torto. Hanno avuto tutti ragione, tutti hanno avuto ragione. Toscano, Stefano D'Andrea, Gallo, Marco Rizzo, quelli che criticavano questa Italia sovrana e popolare. Io ho avuto ragione, ma anche Fulvio Grimaldi. Tutti abbiamo avuto ragione. Eh? Che vogliamo unire qua, ragazzi. Eppure, guardatela questa figura, no? Guardatela. Allora, chi ha avuto ragione? Questa giovane donna che sta per essere impiccata, o quest'uomo che la sta appunto impiccando? Chi ha avuto ragione? Questa signora che sta facendo la gatta in uno spettacolo? Oppure ha avuto ragione Macky Hagger, questa signora di cui non ricordo il nome, Alain Delon, che se la sono goduta? Chi ha avuto ragione? Tutti abbiamo avuto ragione. Eh? Vogliamo unire quelli che hanno avuto ragione. Ognuno se la vede per conto suo. Tutti abbiamo avuto ragione. Qualcuno ha sbagliato? No, figuriamoci. Figuriamoci. Non c'è nessuno che abbia sbagliato. Unire cosa? Sulla base di cosa? Ma perché il cristianesimo alla fine ha avuto successo? Perché secondo voi? Perché il cristianesimo ha posto la questione centrale, e cioè la vita ha un senso oppure è il nulla? Guardate che la rivoluzione cristiana, che ci si creda o meno in un Dio, ma è stato comunque un evento storico di importanza fondamentale, che è una cosa che non era mai successa. Cioè è stato un unicum. Insieme, se vogliamo, per quello che conosciamo della storia, all'islamismo, ma la rivoluzione cristiana ha aperto la porta, cioè ha posto la questione di senso, quella è la questione fondamentale: la vita ha senso oppure non ha senso? Perché se la vita non ha senso, allora qualunque sia la nostra vita, il nostro destino, quella di questo signore che sta mettendo il cappio al collo di questa donna, quello di questa donna, quello di questa gatta, quello di questi tre viver, cantanti, attori, tutto uguale, non cambia niente. Capite? Questa è la questione fondamentale. La vita ha senso oppure ognuno può pensare a farsi i cazzi suoi perché tanto non ha senso e quindi entriamo nella voragine del nichilismo. Ognuno faccia la sua scelta. E che c'è da dire? È una scelta fondamentale, la scelta, il dilemma di
di Blaise Pascal. Capite? E Blaise Pascal lo ha risolto dicendo: io non so, però, e se fosse vero che la vita ha un senso? Perché l'alternativa è che la vita non ha più senso, quindi finisce qui. Allora, va bene, me la godo il più possibile, ma a che fine? Ma se la vita ha senso, allora bisogna che io lo cerchi questo senso, e se lo sento, se lo capisco, lo segua, perché c'è ben altro oltre la morte. Ecco, è tutto qui. Se non torniamo a ragionare in questi termini, che sono stati completamente dimenticati, perché la laicizzazione dell'esistenza della nostra società è arrivata a un punto tale che questa cosa ce la siamo dimenticata, eppure è stata l'ossessione di migliaia di generazioni che ci hanno preceduto. Se non torniamo a ragionare in questi termini, che vogliamo fare? Siamo melma, siamo poltiglia, poltiglia, nient'altro che poltiglia, non contiamo niente. E siccome io ho un fortissimo senso di me, mi dispiace, magari sono poltiglia, è una vana illusione, non c'è niente da fare, però non ci posso fare niente. Io ho questo senso di me che è proprio ipertrofico. Io faccio la scelta di senso. La vita ha senso. E quindi quando sbaglio lo ammetto, questo è uno dei punti fondamentali. Bisogna riconoscere di avere sbagliato. Non si può credere. Pensa di avere sempre ragione e andare avanti, perché chi pensa, crede, vuole avere sempre ragione, sta pensando soltanto a godersi l'immediato, quello che c'è adesso, perché se ammette di aver avuto torto, deve rinunciare a qualche piacere, a qualche possibilità. Capito? Quindi le persone che non fanno la scelta di senso, lei si riconosce immediatamente perché non ammettono di avere torto. E il modo migliore per non ammettere di avere torto, sapete qual è? È quello di girare la testa, ignorare le critiche, non parlare più, non dialogare più. Allora torniamo proprio a questa piccolissima, minuscola, miserabile vicenda delle elezioni del 25 settembre nel nostro campo della dissidenza. Ma qualcuno avrà sbagliato o no? Qualcuno avrà avuto ragione o no? Diamine, ne vogliamo parlare? E soprattutto, c'è qualcuno disposto ad ammettere di aver avuto torto, ma ammetterlo veramente, quindi cambiare comportamento? Non dire sì, mi sono sbagliato e continuare come prima. Non lo so. La vita ha senso oppure no? Guardate, non si tratta di cambiare comportamento per poi ricominciare. No, si tratta proprio di fare cioè, è una scelta, la scelta di senso. È una scelta di senso. Cosa volevi fare quando hai fatto certe cose? Quali erano i tuoi veri obiettivi? Stavi pensando a te o stavi pensando alla giustizia, alla libertà, alla dignità tua e degli altri? Questa è la scelta di senso, la dignità. Non si può cercare soltanto il trionfo, bisogna avere anche il coraggio di ammettere di avere sbagliato. Insomma, la questione è tutta qui, una scelta di senso. Se non c'è questo alla base, non è possibile nessun cambiamento. Possiamo continuare a discutere di economia, di nuove tecnologie, di blockchain, fare i discorsi più profondi, ma alla fine è una questione di scelta di senso, perché
perché con le parole ci ubriachiamo fino al delirio proprio. La questione è tutta qui, una scelta di senso. E questa storia della pandemia ci ha messo esattamente davanti a questo dilemma, una scelta di senso. Chi la vuole fare, la faccia. Chi non la vuole fare, e non la faccia. Che c'è da aggiungere? Alla fine tutto poi si riduce a una scelta personale e a un destino personale e individuale. Chi fa una scelta di senso ha una speranza, chi non fa una scelta di senso ha davanti a sé la voragine del nulla. Ognuno faccia la sua scelta.